San Giovanni si prepara al grande evento sportivo in programma prossimo martedì 28 maggio, si parla di ciclismo, un ciclismo in grande stile, Mauro Cuccoli e Massimo Pellegrini, due figure che stanno ovviamente lavorando molto per questo evento. A Mauro chiederei subito a che punto sono i preparativi, perché ripeto c'è veramente tanta attesa qua in città per una corsa ormai classica, tradizionale, sei d'accordo? Ovviamente quando si arriva proprio agli ultimi giorni subentra un po' di nervosismo, subentra per la paura di che succeda qualcosa, qualche problema, però ecco, attualmente è tutto secondo le regole, è tutto a posto. Siamo ai 200 iscritti, sicché siamo felicissimi di questo, felicissimi di portare tanto movimento qui a San Giovanni, in una location che ormai è tradizionale, veramente va tutto secondo la norma, siamo veramente contenti. Oltretutto quest'anno, come aggiunta al valore della manifestazione, assegneremo la maglia di campione toscano di Elite e Under 23, sicché è un onore per noi del Comitato, per la Pro Loco, per tutta la città di San Giovanni avere questa opportunità. I nostri orari, la corsa parte alle 14, l'arrivo sarà previsto 17:30, così proprio davanti a Palazzo d'Arnolfo qui a San Giovanni, una location ormai storica per la nostra manifestazione. Sì, no, come Pro Loco noi siamo soddisfattissimi, anzi ringraziamo ormai il comitato che ormai è giunto alla settima edizione di questo trofeo, è riuscito a riportare una bella gara di ciclismo dilettantistico a San Giovanni. San Giovanni che è una città che da sempre è stata vicina a questo sport, e come Pro Loco, come comunità sangiovannese, non possiamo che essere con loro ad aiutarli, a dare una mano per far sì che questa manifestazione risulti nel miglior modo possibile. C'è tanta attesa, come diceva il Presidente, ormai San Giovanni l'aspetta tutti gli anni questa gara, che fra l'altro è inserita anche in un contesto più ampio di attività sportiva a San Giovanni, che è il Festival dello Sport, fra l'altro questa è la manifestazione che aprirà proprio questo Festival dello Sport sangiovannese.